perché dire sto usando un prodotto alimentare con un materiale riciclato in qualche modo poteva essere visto 15 anni fa come una penalità. Oggi invece direi io sono euro che utilizzo una riciclata o un plastic marketing. Se lo volessimo vedere se il prodotto è realmente ecosostenibile, in realtà dovremmo vedere se la caffettiera è prodotta in Italia o prodotta in Cina, perché no? Per essere cattivo sulla delocalizzazione o meno, ma semplicemente perché lo spostamento di massimi materiali impatta pesantemente sull'impatto ambientale che questo oggetto può avere. Poi dobbiamo guardare il packaging, avere imballato o meno la caffettiera all'interno di un packaging di cartone o di plastica o di qualunque altra cosa, va a migliorare pesantemente l'impatto che questo oggetto ha sul consumo. Quindi magari il marketing può anche mandare un messaggio come un prodotto eco perché usano un materiale riciclato. Questo in realtà si chiama poi abbastanza greenwashing, cioè io faccio un utilizzo la tutte le parole messe con S al green perché va di moda, il prodotto in realtà è ben lungi da essere un prodotto valido dal punto di vista ambientale. Ok, perché la progettazione ha tenuto conto di questioni come spostamento, imballaggi, eccetera, eccetera. Ok. Una produzione molto interessante, ha fatto zero dell'ambiente, si renderebbe molto, diciamo, ottimale. Volevate fare qualche domanda? Cioè, siete venuti qui perché comunque siete interessati a questo tipo di argomenti, di design, non so. Se volete prendere la parola, sono qui apposta, insomma, quindi se avete qualche domanda sul design, su questi prodotti, comunque avete interesse sull'ambiente, interessi anche dal punto di vista di particolari prodotti, qualcuno vuole darmi la parola, non lo so. Voi ti accorgete che quando arrivate con un prodotto nuovo a casa, la maggior parte di ciò che avete comprato, anche in termini di volume, finisce direttamente nel cestino. Vedete quando viene l'esempio che il packaging è uno dei punti fondamentali su cui andare a interagire con lo sviluppatore. E vedete come l'immagine di packaging spesso volentieri è legata alle esigenze di distribuzione che sono legate alla filiera stessa. Quindi la scelta di una tipologia di prodotto o di un'altra va a impattare su questo, indipendentemente spesso e volentieri dall'utilizzo di materiale riciclato. Abbiamo una domanda? Sì, ma semplicemente una constatazione, che questa camicia sì. Mi è stata la stamattina. Cioè, l'imballaggio è stato estremamente combinato. Assolutamente, ci sono state le foglie di plastica, la foglia di plastica. Risolvere in maniera abbastanza consistente i problemi di stoccaggio, di trasporto, di igienizzazione, eccetera.
Cristian non era così prima da loro. Ad esempio, questo potrebbe essere una cosa che invece Grazie.
io non voglio dire per forza la fronte rinnovabile o per forza comunque stabile, vuol dire andare a ragionare su problematiche di organizzazione delle stesse e lo sviluppo di contenuti che possono assorbire le problematiche di contenuti. Nell'altro caso ci sono anche sistemi molto semplici. Angolino dove si possono cambiare i bambini o preparare le palle.
insomma, sono stati citati un esempio di come trattare poi il dipendente nel campo anche della piccola, piccola azienda. Fatto questo, siccome appunto mi occupo di design, Ilaria, che è una delle vostre sì, Ilaria Romano, mi ha rintracciato nell'ambito di una di un progetto di ecodesign che stavo sostenendo, ho detto scusa, ma il tuo nome non fare qui, non fare qui, se è la stessa persona, e ho detto sì, questo è il mio stesso, di ecodesign, oltre a questo sviluppo di giornalismo in Italia, e quindi siamo confluiti all'interno di giornalisti dell'EMA, un po' particolare, diciamo così, come hobby faccio tutto il giorno in Italia, come lavoro, faccio anche ecodesign, quindi siamo arrivati in... sia dei ragazzi, giovani, ma anche esperti nel suo livello. Chiudo soltanto cinque, così, proprio cinque frasi da poeta, perché voi siete giovani. E nella stanza a fianco, poco fa, qualcuno ha fatto, non so se avete sentito, un po' una tiritera contro gli esperti. Ci aveva ragione, secondo me. Nel senso che questo primo cavallo di un'epoca tecnologica che vede portare anche verso il basso tecnologie molto sofisticate. Molto fuori, vedete, una di quelle stampanti in 3D che costa veramente molto poco. Io sono stato tra i primi in Italia, ormai 15 anni fa, a importare le tecniche di girare il prototyping, che all'epoca avevano dei macchinari molto grossi, che non lo essere molto grossi. Abbiamo sviluppato i prodotti più medicali, facevamo la risonanza magnetica, dalla risonanza magnetica si costruiva un modello 3D e con le tecniche di grande prototipo, che ad esempio usavano i prodotti digitali biocompatibili, venivano fatte le protesi ad hoc. Quindi la testa di femore non è quella che non si può usare in una cosa fatta. Sono progetti oggi che sono alla vostra portata domestica. Quindi l'invito è informarvi veramente di queste nuove tecnologie, perché voi avete il vantaggio di poter portare alle vostre case degli approcci industriali che prima non potevate avere. Io ho fatto un robot per la realizzazione di bambini e bambini con una di quelle schedine Arduino che vedete montate sulla stessa macchina che c'è qua fuori che fa la prototyping. Sono schede commerciali che comprate a 20 euro. È ovvio che poi dovete saper progettare, se non sapete progettare non ci fate assolutamente nulla. Ma quel robot costava qualche anno fa centinaia di migliaia di euro. Il prototipo costava 20, 30, 50 volte meno e consente l'utilizzo anche a persone che non se lo sarebbero potuto permettere. Questo vale nell'ambito tecnologico, nell'indicare vale a fare l'ambito del design e rispetto dell'ambiente. Chiaro, quindi da questo punto di vista siccome siete a cavallo di una reale rivoluzione tecnologica, voi con la diretta degli esperti createvi una strada aperta tra di voi che mi sembra una cosa sostanzialmente migliore. C'è un esperto che non fa la domanda. Io non so di sapere di filosofia. Ah, beh, beh, allora. Thank you.
basano sulla condivisione e sostanzialmente sul fatto di dire guardate, io ho scoperto determinate cose, funziona così, e si innestano discorsi su forum piuttosto che sistemi moderni di comunicazione in cui le varie persone mettono a disposizione in qualche modo l'una con l'altra il proprio know-how. Da un lato è pericoloso perché tendenzialmente si trova anche gente che non sa cosa sta dicendo, dice delle persone che dirvi, e uno deve in un qualche modo arrivare a moderarla per non ricordare le stesse parole. Ma d'altro canto, se uno va a interfacciarsi con degli esperti potenziali, nascono anche dei dialoghi tra quello che può essere un comportamento tecnico e quello che invece dovrebbe dire attenzione, però facciamoci una domanda, possiamo anche evitare di diventare in qualche modo schiavi? E spesso e volentieri la risposta è sì, e vengono create delle piattaforme che tengono conto anche di questo, e geneticamente oggi su questo non avviene, sono cose molto semplici da usare, avevano fornito sbagliati livelli di fruizione. E uno si appresta a livello che non c'è più la tendenza al diventare dipendente dalla tipologia di tecnologia. Sicuro non si può fare una cosa, però sappiate che la tendenza comunque oggi è quella diversa. Per cui voi padroneggiate questi strumenti, cercate di prenderli e di non subire veramente quello che vi può poi arrivare in qualche modo dall'altro. Uno strumento potenziale che è internet è molto forte, su questo trovate, se selezionate bene le fonti trovate quasi tutto quello che in un qualche modo vedete, l'importante è selezionare bene le fonti. Comunque ci sono due che sono arrivati in ritardo, prima abbiamo parlato di Ego Designer, qualcuno aveva qualche domanda in particolare, magari su qualche prodotto interessante? Scusate, molto velocemente perché siamo ancora in ritardo, allora poi chi deve uscire cortesemente, se sapete dove andare bene, se no se li accomodate là quindi iniziamo. Adesso abbiamo lasciate un posto come era tutto. Adesso abbiamo un altro interlato, prima volta in campo di avere una domanda che è interessato alla codesign per qualche sito, non so. Se no, va bene, allora adesso passiamo alle altre domande.